non c'è. Avevamo pensato di aggiungerlo a Svaldo ed io, per sottolineare meglio la fuga sacrilega. Ah. Ma c'è qualcos'altro invece. Che cosa? Tu non l'avevi vista. Ma che? Questa inversione di battuta. Non sei tu che dici addio, ma lei. Angela dice addio a me? Eh già, è scritto qui. Ma tu dal muretto le rispondi... Leggi, leggi. Non addio, Angela, ma arrivederci. Non addio, Angela, ma arrivederci. Ma dico io, come posso dirlo io? Io ti do la mia parola d'onore che non me ne ero assolutamente accorto. Sei tu che dici arrivederci a me. E allora è come dicevo io. Vuol dire che tornerai. Se è scritto così, cosa volete che vi dica? Non so. Senti, Osvaldo. Questo però non puoi dire che non te ne eri accorto. Che cosa? È una didascalia di cui ti sei infischiato. Cioè? Passa. Andiamo. Prima di andarsene, Giovanni depone sulla mensola del tempietto della Vergine i cuori d'argento e le collane che aveva poco prima trafugato. Poi scompare. E adesso mi pare chiaro quel che l'autore intendeva dire. Adesso siamo convinti anche noi. Io per primo. È scritto qui. Ma, signora Matilde, beati quelli che hanno creduto senza aver visto, come lei. Sono doppiamente ammirato. Io ho seguito soltanto l'istinto, perché vede, su questo palcoscenico, prima di me per generazioni, ci sono stati mio padre, mio nonno, non è merito mio. Osvaldo, in questa scena, questa preghiera che tu hai dimenticato. Ma vedi, ma è proprio questo che non so. Io non so da che parte incominciare. Bisognerebbe perlomeno risalire alla scena con Sabina per arrivare a questa preghiera, no? Beh, ma potresti cominciare a dirla da attore. Come? In che senso, scusa? Ma sì, per te... In principio, è davvero un po' un giochetto. Dici le parole così, tanto per dirle. Hai fretta, vuoi fuggire, i cuori d'argento ti pesano. È una scoperta che devi fare a poco. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Ma arrivati qui, a questo nome, a questo regno, comincia a sentire qualche cosa. Un ricordo, chissà, un'inquietudine. Ecco, secondo me è qui che si prepara il miracolo. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E qui cominci a commuoverti, dentro. Perché pur non avendo pregato mai, sai anche tu, Giovanni, che cosa sia aver sofferto la fame su al paese quando ci siamo conosciuti da bambini. E sai anche che cosa sia aver sofferto per amore. Perciò ti commuovi. Rimetti a noi i nostri debiti. Così, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E arriviamo al punto in cui il miracolo scoppia dentro di te. E tu
Lo devi capire. Sì, perché sei un attore, Osvaldo, lo devi sentire, ecco. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Hai fatto una fatica terribile a dire liberaci dal male. Ti sei sentito strappare le viscere, perché tu sai di essere lo strumento del male. Non vuoi cedere, resisti ancora. Perciò le parole ti devono salire di qui. Di qui devi inventarti una voce nuova, Osvaldo. La voce di quando ci credevi anche tu a queste cose. La voce di quando eri bambino con tua madre. Ritrovi questa emozione e ti senti smarrito. Sei circondato, stretto dal miracolo. Non vuoi cedere. Anneghi, ti dibatti. Perciò devi trovarla dentro di te, questa voce, Osvaldo. Non importa come. L'importante è che ci creda tu, come uomo. Altrimenti, un attore può essere bravo quanto vuoi. Bravo, dotato, bello, tutto, ma non riesce a esprimere che quello che veramente è. Se noi cerchiamo di esprimere quello che non abbiamo, di barare, allora sì che siamo falsi, istrioni. Ma se qualche cosa dentro l'abbiamo, allora il pubblico lo sente. Sente che non sono soltanto parole, parole di altri, ma anche le nostre. E allora è con noi, come un fratello, più di un fratello, un amico vero, il confidente dei nostri dolori, dei nostri amori, della nostra verità. Amico, amico. Non saprò farla, me la insegnerai tu. Lo saprai fare. Allora, signori, si comincia. Sul serio, eh? Signori, terzo atto!